Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onaracco, se preferite, e bentornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dopo aver parlato dei nostri carissimi buffer fisici con un revamp dell'analisi iniziale, facciamo una nuova analisi su PG del Jap, uscito un po' di tempo fa, ma ho avuto adesso il tempo di fare l'analisi, me ne ero anche dimenticato, ringrazio chi nei commenti mi ha ricordato di doverci fare un'analisi. E andiamoli a vedere, sono gli ultimi buffer usciti, ovvero il buffer super fisico e super STR, Kabba e Hit. Partiamo proprio da Kabba, leader skill, ah no, vabbè, scusate, 2538 HP per 7903 attacco e 4603 di difesa, costo di 32 che mette 312-135% per il buffer super STR, leader skill più 3 ki e sta al 50% di super STR. Niente di eccezionale, passiva più 3 ki agli STR e 40% stats ai super STR. Link, Saiyan Warrior Ray, Super Saiyan, Saiyan Lineage, Saiyan Pride, Warrior Universe 6, Prepare for Battle, Coraggio. La sua special aumenta la sua, il suo attacco e la difesa del 30% per 3 turni. È un fluter, quindi arriverà a un più 60% massimo, ma non è comunque da sottovalutare. Parte S1 220% per 23k, S10 400% per 42k, con possibilità di essere farmata tramite Kabba Evento. Cosa penso di questo PG? Molto buono. Ottimo in team super STR, che addirittura adesso potrebbe pensare di girare con 3/4 buffer con turnazione Goku Super Saiyan 4 Kid Goku, Goku Super Saiyan 4 Kabba, cioè andare di un team totalmente burst che miri solo a chiudere con Goku. È obbligatorio in questo caso avere dei Goku ability molto alta, possibilmente 3 o full. Ability 2 potrebbe essere comunque un pochino sotto come stats totali, almeno agli inizi, se andiamo contro 50 stamina un pochino più pesi, ma forse basta. Vi permette di avere proprio un team burst di quelli pesi. Come buffer è enorme, ma noterete che è inferiore a Goku Kid per via della mancanza di link veri grossi. Goku Kid ha un 33%, non ha la difesa però, ricordiamocelo, ha un 33%, qui va sommato Saiyan Roar, Super Saiyan, First Battle, eccetera. Davvero un grandissimo PG, l'avrei voluto pullare per provare il Team Burst 4 Buffer, sarebbe stato interessante secondo me, con potenzialità, se magari qualcuno di voi riesce a provarlo, magari Zag se ha pullato questo PG e mi dice com'è il team, mi farebbe abbastanza piacere perché ha potenzialità secondo me, un team totalmente Burst, che se ne freghi di altri PG e che miri solo su Goku. Hai turni iniziali in cui devi creare la turnazione in cui puoi rischiare, ma nel caso peggiore perdi un turno, massimo due, ma devi sfigare pesante, quindi comunque ho potenzialità. E hai comunque uno spazio vuoto in cui inserire magari il Gogeta STR o il Vegeta Super Saiyan 3 di turno per avere o più DPS o più tanking in base a che team utilizzate. PG davvero buono, mi ha sorpreso vedere un Kabba, ma ci sta. E sia farmabile, build full critico, andate in danno, fate che anche lui faccia i danni. Passiamo quindi come ultimo buffer analizzato a Hit, un PG che ci voleva troppo per il suo team. 8705 HP per 8014 attacco e 4880 di difesa. Costo di 32, chi mette 212, 135% per il buffer. Extreme, STR. Leader skill abbiamo la solita più 50% stazza e 3 key agli extreme STR, passiva più 3 key agli skill STR, 40% stazza attacco e difesa agli extreme STR, link Supreme Warrior, Experience Fighter, Call Judgment, in Fighter, Warrior Universe 6, Shocking Speed, la sua special può stannare seppur con percentuali abbastanza basse il nemico e parte da S10 25% 27k, no S1 25% 27k, S10 43% per 46k. Questo PG serve come l'acqua al team Extreme STR e serve come l'acqua anche in team torneo doppio Broly. Più 3 key è immondo, non ci sono buffer STR da Extreme STR praticamente decenti, è l'unico team a cui mancano buffer seri, questo è l'unico buffer che davvero mi piace degli Extreme STR, almeno così a memoria, magari ne dimentico qualcuno. Fatemi sapere voi se ho dimenticato qualche buffer davvero buono Extreme STR, ma non mi pare ce ne siano chissà quali. Questo è il PG che ci voleva il team, cambia totalmente il team. Con lui e con Broly LR il team riesce a mantenere una posizione media,
ve lo dico, il team ha preso il posto di Supertech nella parte bassa. Non come peggiore team del gioco, assolutamente, attualmente forse Extreme AGL, dopo l'uscita di Celusa, la fusione tra Freezer e Cell, il peggior team del gioco, ma non avendola dovrei, non saprei bene come testarla in Extreme Int. So solo che Extreme Int mi sta dando soddisfazioni che non avrei mai detto con Kid Buu Ability 2, quindi è abbastanza interessante come cosa. D'altro canto, Extreme STR ha davvero troppo bisogno di determinati PG con una determinata build, con una determinata ability per girare. In mancanza di tutto ciò non gira, non funziona, è lento, è una rottura di scatole assurda, anche se ha dei buoni PG al suo interno. It aiuta, ma diventa pesantemente obbligatorio. Come addirittura lo reputo più obbligatorio di un eventuale TN in Super Tech, che con Gogeta è riuscito a riprendersi bene. It è davvero un PG che serve. Peccato non averlo pullato, ma ho trovato Goku Kill Super Saiyan 3, ma contento. Per questa base i rate non servono più, dato che è passato il periodo di pull. Ditemi voi cosa pensate di questi PG, se li avete pullati o altro. Vi ricordo in descrizione il link alla pagina ufficiale Gaming, Global e Jap, Instagram mio, Instagram ufficiale delle pagine, Instagram del Sommo, che ormai ha raggiunto quasi 300 follower e pian pianino conquisterà il mondo. E infine vi ricordo che se volete supportare il canale o vedere più video pull, potete donare dal link in descrizione, solo maggiorenni. Detto questo, noi ci vediamo più tardi, forse con una boss rush, molto più tardi, molto molto più tardi, oppure domani con o la top team, che comunque uscirà tra domani e dopodomani, oppure l'analisi di Satana LR. Vediamo un pochino quanto tempo ho e cosa voglio di fare. Grazie di tutto, alla prossima ragazzi!